vincere la disabilità giocando, una manifestazione che a Mesagne è, credo che sia la prima volta che si faccia, no? Concretamente che cosa si vuole raggiungere con questa attività? Sì, in effetti è la prima volta che a Mesagne viene fatto un evento dove più discipline sportive vengono presentate. Si vuole raggiungere lo scopo benissimo di utilizzare degli spazi sportivi anche alle persone disabili. Giustamente hai ben detto, a Mesagne credo che questa sia la prima volta che organizziamo manifestazioni in cui tutti vengono coinvolti nel segno dello sport, dell'amicizia, ed è una cosa molto bella. Con questa iniziativa noi vogliamo occupare gli spazi sportivi, che è un diritto anche degli sportivi disabili. Con questa iniziativa noi vogliamo mandare un messaggio che anche un disabile può fare sport, tennis tavolo piuttosto che basket, tant'è vero che dopo il tennis tavolo ci sarà il basket, ed è il messaggio che ci avvia verso quello che sarà l'inclusione sociale. È quella la meta principale, credo, della società. Un'altra manifestazione importante è quella degli scacchi che si sta svolgendo all'interno del castello. Sì, è l'altra iniziativa in parallelo, ma è la stessa iniziativa sostanzialmente, è quella di un torneo di scacchi che includa, che faccia partecipare sia ragazzini che giovani normodotati, che anche ragazzi che purtroppo vivono la situazione della disabilità, per dimostrare ancora una volta che chi è disabile comunque può giocare alla pari di chi è cosiddetto normodotato, ma come diceva prima il nostro amico Mino Lupo, l'obiettivo è quello dell'integrazione sociale, dell'inclusione sociale, e noi lo facciamo con un'associazione di volontariato che si impegna quotidianamente per stare accanto a chi vive il disagio della disabilità affinché non la possa sentire come un problema di solitudine e di emarginazione.